Ogni essere umano è al suo posto, di Monique Mathieu, 26 maggio 2022. Presto sarete costretti ad andare oltre i concetti umani. Questo sarà necessario. Per alcuni sarà molto più doloroso che per altri, ma prepariamo ognuno in modo diverso affinché vi sia una maggiore apertura su ciò che non si comprende. Da tempi immemorabili l'umanità ha vissuto sotto lo stesso regime di morte, reincarnazione, di incomprensione, di schiavitù, di potere, di distruzione e di violenza. Tutto ciò sta terminando. I veli che avete accettato di mettere su ciò che siete, sulle vostre conoscenze, sul vostro immenso amore e sulla vostra luce sono stati decisamente necessari per compiere la vostra missione. Per voi era fondamentale potervi integrare in un essere umano completo, anche se questo a volte era ed è ancora difficile. L'integrazione è stata completata come doveva essere. Voi siete alla fine e state andando verso qualcosa di molto importante. I veli che avete avuto sulla vostra coscienza sono stati assolutamente necessari per poter compiere quello per cui siete venuti sul pianeta Terra. Tali veli si dissolveranno gradualmente, per alcuni più velocemente che per altri. Questo sarà molto fastidioso perché per un certo lasso di tempo non saprete più chi siete, cosa siete, qual è il vostro ruolo e perché siete costretti a vivere su questo mondo che così com'è vi sembrerà più strano. I veli più importanti, quelli più oscuri, vi hanno permesso di compiere e di vivere la vostra scelta. Per gli operatori di luce e per coloro che hanno un ruolo più importante, la scelta è stata ben studiata, anche ben ponderata, prima di giungere su questo mondo. Questa scelta si chiama sacrificio e dono d'amore. Non ve ne rendete conto, ma dopo tutto si tratta proprio di sacrificio e di dono di amore. Presto non esisterà più alcun sacrificio. I vostri fratelli di luce, ma soprattutto i vostri fratelli galattici, vi hanno aiutato e preparato giorno dopo giorno a spogliarvi di tutti quei veli, di quegli strumenti che vi erano indispensabili per poter compiere la vostra scelta di vita. Quindi, presto, quando sarete completamente nudi in questa società difficile, il vostro splendore e il vostro amore infinito creeranno il vostro nuovo abito. Figli della Terra, figli della luce, pazientate ancora un po'. Siete impazienti perché la vita per voi è pesante. Siete impazienti perché non capite il profondo disegno e il profondo destino del vostro mondo. Il disegno è stato deciso migliaia, se non milioni di anni fa per questa piccola sfera. E dopo il disegno si compirà il destino. In un certo senso siete qui per permettere al destino di compiersi. Riflettete. Ogni persona di questo mondo è al suo posto sulla grande scacchiera per il grande gioco della trasformazione. Ogni essere è dove deve essere. Il più umile o il più miserabile, il più orgoglioso o il più potente, sono al loro posto nel grande gioco della trasformazione e della mutazione. Ovviamente, poiché siete ancora velati, non potete comprenderlo e talvolta vi ribellate, semplicemente perché non capite, perché non avete accesso al risultato. Se poteste accedervi, anche le cose più terribili potrebbero assumere nella vostra coscienza un altro aspetto. Dovete rendervi conto che siete scesi nell'oscurità attuale da un certo numero di anni terrestri. Non siete scesi senza gli strumenti necessari alla vostra realizzazione e per attuare ciò per cui siete venuti.
Il dono che avete fatto a voi stessi, attraverso il dono di voi stessi, il dono d'amore, il lavoro che inconsciamente siete riusciti a svolgere giorno dopo giorno, è stato quello di evolvere e di crescere nell'amore, di comprendere attraverso la sofferenza, attraverso ciò che i vostri occhi vedono e che il vostro cuore rifiuta. Concluderemo dicendovi: tutto sta accelerando in modo notevole. Talvolta, durante questa accelerazione, vi sembrerà di essere travolti da un vortice e avrete dei capogiri. Vi sembrerà di non riuscire ad aggrapparvi a nulla. Non esisterà niente di concreto a cui potrete aggrapparvi, poiché il mondo, il vostro mondo, vivrà questo vortice. Poi tutto si placherà. Ci sarà un nuovo mondo, non come ve lo immaginate, ma come vi è stato descritto a grandi linee, anche se non siete riusciti ad accettarlo, perché è troppo distante dalla vostra idea di vita. Tutto sarà al suo posto e voi sarete al posto giusto. Domani, i veli che avete messo volontariamente sulla vostra coscienza saranno totalmente eliminati e vi troverete completamente nudi nel mondo che inizierete a percepire con altri occhi, con altre idee, altri parametri. Pian piano, per voi tutto diventerà molto facile, perché avrete un'altra comprensione della vita, un'altra comprensione di voi stessi, un'altra comprensione dell'universo. La comprensione dell'universo e di Dio degli uomini nella materia è totalmente falsa, ma a loro piace perché è qualcosa a cui possono aggrapparsi, li rassicura. In un certo senso, essi hanno ancora l'impressione di essere molto potenti, ma la vera potenza non è quella che immaginano gli esseri umani. Inizierete molto lentamente a toccare con mano il vero potere. Quando il vero potere della vostra stessa divinità vi sarà rivelata, l'uomo non sarà più l'uomo. L'uomo sarà figlio delle stelle. L'uomo avrà ritrovato la sua vera natura e questo accadrà molto presto. Figli delle stelle, figli della terra, figli della luce, siate fiduciosi. Si avvicina l'ora del grande risveglio, del grande cambiamento e dell'amore immenso che traboccherà dal cuore degli uomini, che sgorgerà dal cuore del pianeta. Siate fiduciosi, non siete soli. Vi amiamo infinitamente. Voce Marina.